fino. Tu sei il solito curioso. Cinema? Sono diventata anche pane. C'è laggiù il bombe, ma sarà? Palle, ci sono purtroppo delle cose che non riescono come a rimuovere. Questa mattina i motociclisti ne sono da condurre egualmente. Avevamo un ritardo delle autorità, ma purtroppo la sensibilità del dato interno, anche esperto in uso di computer, possa finalmente migliorare i contatti online con le segreterie, con le sezioni, dando un riassetto all'archivio degli iscritti con rilevazione in tempo reale degli stessi. Dare una maggiore assiduità nella pubblicazione la realizzeremo. Ho invitato l'amico Giovanni Maggiore all'Ambip ad accettare l'incarico di vicepresidente e sarà una garanzia. Ho poi ritenuto ripresentare la mia candidatura e adoro avere contatti più frequenti con le sezioni per far sì che ciascuna possa farci conoscere meglio la vita della sezione stessa, e cioè la partecipazione dei soci alle attività istituzionali ed anche agli eventi, gite, servizi, e ciò servirà a dare lustro alla nostra anima e a stronare quei che fuori. Ho un attimo di silenzio. Poi abbiamo Pellegatta a Como, lui va bene per la provincia perché quello è anche il presidente della sezione di Como, va bene? Allora, poi abbiamo Salvatico, il coordinatore è della provincia e della regione. In teoria Chieri, che è in provincia di Torino, che però è nata prima come sezione rispetto a Torino, in realtà Let's go.
cammina. Stavo leggendo. Seguiremo poi con un omaggio.
anche tu. Questa era una porta di servizio del palazzo. Ma mi pigi la hip e ti dice di fratto. Ma questo è giardino italiano. Eh sì, questo è giardino italiano. Quello che poi, chiaramente, farà da la porta. Sembra una cornacchia spelacchiata. Io boh, guarda se che giovanotto di 27 anni. 27 anni. Motivo di notevole collaborazione. Ho potuto conoscere le conversazioni e sulle spalle superata, che manda, hai forse deciso. E il signore che cosa ci risponde? Risponde: se aveste, però Gesù dice che basta avere una fede così piccola, ma vera, sincera, per fare cose umanamente impossibili, impensabili. Ed è vero, tutti conosciamo persone semplici, umili, ma con una fede fortissima, che davvero spostano le montagne.
Pensiamo, per esempio, a tante mamme e papà che affrontano situazioni anche gravissime, che trasmettono serenità a chi li va a trovare.